Sindaco, i numeri nel Molise sono saliti nella seconda fase della pandemia, come anche i decessi, soprattutto dal mese di ottobre in questo mese di novembre. Trivento, dopo aver retto circa 8 mesi come comune libero da qualsiasi contagio, ha avuto invece un'impennata proprio negli ultimi giorni. Qual è la situazione attuale nel paese? Ma io costantemente nell'ultimo periodo, da quando è incominciato il primo contagio a Trivento, informo con i comunicati i cittadini. Purtroppo ho dovuto informare dei contagi, ma anche con piacere ho anche informato dei guariti che ci sono stati. Attualmente ci sono 14 nostri concittadini contagiati. Naturalmente i numeri stanno salendo in tutta la regione, ancora nella proporzione della popolazione il numero è ancora basso. Io mi appello affinché tutti i cittadini continuino a rispettare le norme di distanziamento interpersonale, di mascherina, di avere un comportamento responsabile e un senso civico enorme. Io tra l'altro ho emanato anche un'ordinanza pochi giorni fa, perché avendo notato che c'è con l'esplosione dei contagi nel territorio regionale e quindi con l'aumento anche della preoccupazione giusta da parte dei cittadini, si sta verificando anche il caso che molti si afferiscono anche a laboratori privati e quant'altro per fare dei test appunto inerenti il Covid. Allora con l'ordinanza ho appunto detto ai cittadini, chiesto ai cittadini che qualora avessero, speriamo mai, una risposta di positività, debbano subito avvertire il sindaco o il proprio medico di base o il pediatra. Colgo l'occasione per ringraziare proprio i colleghi medici e pediatri, perché con loro c'è una grande collaborazione in questo periodo, anche con lo stesso servizio di prevenzione della ASL. In forma proprio ridotta, nel rispetto pieno delle norme Covid, ho dato un riconoscimento in un minuto al gruppo SAE 112 di Trivento, anche nella persona del responsabile regionale, proprio perché sono volontari che va tutto il nostro plauso per quello che stanno facendo dall'inizio della pandemia a Trivento. E ho anche ringraziato il comandante della caserma dei Carabinieri di Trivento per lo stesso motivo. Io ripeto, dico ancora ai miei concittadini, collaboriamo, siamo responsabili, dobbiamo avere un senso civico tale da poter fare in modo che, ahimè, se dovesse esserci un contagio, di collaborare, di affrontare con serenità il tutto, sempre considerando che il sindaco sta al fianco dei cittadini. Ha tenuto un consiglio monotematico sul Covid e all'unanimità con tutti i consiglieri abbiamo deciso anche di istituire una commissione di capigruppo proprio per affrontare sempre al meglio ogni sfaccettatura del problema Covid.